Che problema hai con le unghie dei piedi? Allora, io domani ho un matrimonio. Sì. Il tuo, no? No. Mi sono sposata un mese fa, quindi ho già dato. Un matrimonio di un'amica e ho un'unghia del piede spezzata. C'è un'unghia del piede rotta, ok. Sì, esatto, adesso lo smalto, quindi si vede tantissimo. Il mio dilemma è, me ne sbatto e tolgo lo smalto e lascio l'unghia così e mi metto delle scarpe aperte molto molto comode. Sì. Oppure all'ultimo secondo vado in qualche negozio e mi compro un paio di scarpe chiuse, sicuramente non comode. Magari metti la scarpa chiusa nel piede dove c'hai l'unghia rotta e il sandalo nell'altro. No, ma, allora aspetta, ce l'hai una penna, Fosca? Ce l'hai una penna? Sì, mi lasci una penna. Allora, scusami, facciamo. Allora, io seguo la tua descrizione. Io muovo la penna in base alla tua descrizione. Allora, disegniamo la tua. Per capire quanto è spezzata e dove. Allora, diciamo che ho disegnato che la base. Dito, che dito? Allora, no. Cos'è? L'alluce? È l'alluce? Sì, esatto. L'alma, sì, ma. Sì. Allora, ho disegnato la base dell'unghia, che quella dovrebbe essere ok. Ok. Okay. Inizio. Fa male quando cammini? No. Salgo da dove? Salgo a destra o a sinistra? Allora sali, vabbè. Guardandotela sali tu da come te la stai, da come ti guardi i piedi, diciamo. Sto guardando il piede. Okay. Allora, da sinistra sali. Allora, salgo da sinistra e lì va su dritta normale come va deve dritta, venire. Dritta normale. Okay. Poi bella. Iniziamo a fare la curvatura sopra. Esatto, vai. Vado quindi fino è ancora buona. Sono a metà, io fino a metà sì, unghia più della sono metà, buono. Più della metà sono buono, ok. Esatto, e poi scendi. Di quanto? Drasticamente, cioè proprio una V. Fai sì un pochettino perché sei proprio spaccata lì. Un pochettino così. Fai un 40 gradi. 40 gradi, quindi è un mezzo angolo, è un po' meno di un mezzo angolo retto, ok? Quindi così. Esatto, basta, ho il panorama. E poi così. Fa schifo. Guarda, vediamo. Sembra lo zoccolo di un maiale. Ma che è questa? Non ne ho idea perché mi sono ritrovata con questa unghia spezzata alla sera. Ma perché era lunga? No, e sono appena andata a fare la pedicure, quindi farà anche male, credo, no? Perché spezzata lì vuol dire che sei andata un po' sul... No, in realtà non fa male, non mi fa così male. E non riesce a fare così anche l'altra? Tutte le altre quattro. No, perché se no vorrei evitare di provare almeno l'altro alluce. Non riesci con un tronchesino a fare simmetrico la stessa vorrei evitare in realtà però. E che smalto hai, rosso? No, ho fatto uno smalto chiaro perché sono abbronzata, ho detto facciamo certo. Ci mandi la foto l'altra... dopo foto dei piedi in DM. No, Maurizio ti manda quella del pisello. L'altra proposta è prendo uno smalto tipo nude, me lo rifaccio e vado sopra la spaccatura così mi coloro. Io questo non lo so, può funzionare? Non so, uso solo il nero, però opterei per una ricostruzione. Però scusami, ma in anche nei piedi giorno? Usi solo il nero? Sì. A te piace Giulia? No, nero. Madonna, il nero nero. No, perché io in questo momento ho messo le scarpe strette per giocare a pallone e una ce l'ho un po'. Cioè, comunque l'unghia nera, no? Sembra un po' schifo, no? È quello il bello. Ah, mamma mia. No, nelle mani lo smalto nero mi piace anche. Nei piedi. Vabbè. E se fai se ti fai quelle fantasie un po' animalier, quelle robe lì. Non so, sai quelli che si fanno la pelle di giaguaro. Ma io non sono mica l'artista. Vero, non puoi fare quelle cose. Va bene, quindi come la risolviamo? Dai, scarpa chiusa. Aperta. Scarpa aperta? Ma sì, se togli lo smalto non si vede neanche. Allora dai, scarpa aperta. Ma non puoi ricostruire quell'unghia lì? Non fai in tempo, è domani. Domani non ce la fa, non ce la fa. No, dai, scarpa aperta e te ne sbatti. Sì, scarpa aperta, dai. Comodità prima di tutto. Comodità. Okay. Comunque qui sono aperti fino alle 9 di sera a Milano, Ma prova a chiamare, non ti danno la puntata. Non c'è posto. Io non prendo non c'è posto. Ah, tu vai lì. Io ti capito. Sono qua. Sì. Vabbè, no, allora scarpa aperta e comodità. Chi se ne frega? Ok, va bene. Mi avete convinto, mi serviva questa cosa. Vai tranquilla, noi siamo con te. Giulia, un bacione. Ok, ciao. Ciao.